Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge di riforma di ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, sostituendo integralmente la vecchia normativa e intervenendo su tutti gli ambiti. Silvana Accossato, Partito Democratico. La Regione Piemonte, prima in Italia, recepisce la nuova legge nazionale in merito. Sicuramente una delle novità da sottolineare è quella dei livelli essenziali di prestazione, che definiranno con chiarezza le funzioni e le competenze dell'ARPA. Massimo Berutti, Forza Italia. È stata fatta una legge all'acqua di rose, noi abbiamo presentato 13 emendamenti nel merito, diciamo così, volevamo indicare qualche binario su cui si potesse operare, che era quello dell'aspetto consultivo, dove ARPA è importante, e soprattutto anche sul fatto che potesse essere comunque una legge in qualche modo di riferimento. La biblioteca della Regione Piemonte di Via Confienza a Torino sarà intitolata alla memoria di Umberto Eco. Lo ha deciso il Consiglio regionale, che ha approvato all'unanimità una delibera presentata dall'Ufficio di Presidenza. Gabriele Molinari, segretario dell'Ufficio di Presidenza. È una testimonianza che questo Consiglio ha voluto dare all'opera di un uomo e di un intellettuale straordinario. Mi piace pensare che con questo voto noi abbiamo in qualche modo pensato di accompagnare la memoria di Umberto Eco nel futuro e quindi in una dimensione storica. La prima commissione ha svolto un sopralluogo al cantiere del nuovo Palazzo Unico della Regione. L'assessore ha espresso un cauto ottimismo sulla ripresa dei lavori. La commissione ha preso visione dello stato delle strutture e dei lavori sulla viabilità circostante. Anche quest'anno, con il patrocinio degli Stati Generali dello Sport del Consiglio regionale, Piazza d'Armi a Torino si trasforma in una palestra a cielo aperto con campi prova per discipline sportive e aree allestite dedicate al benessere psicofisico, alla sana alimentazione e al fitness. Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Un'attenzione all'attività fisica, una promozione dell'attività fisica e un'attenzione alla giusta alimentazione aumenta il benessere della persona, c'è più risparmio sui fondi della sanità e quei risparmi possono essere sicuramente dedicati al benessere delle persone. La prestigiosa cornice del Castello di Sant'Ena ha ospitato l'inaugurazione della stanza di Cavour, recentemente recuperata grazie al lavoro del Centro del Restauro della Vennaria Reale e al contributo del Consiglio regionale. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.